Ciao, sono Davide di Ask Agency. Nel corso della nostra attività abbiamo incontrato centinaia di aziende e le abbiamo affiancate per risolvere numerosi problemi che ostacolavano la loro crescita. Spesso ci siamo confrontati con imprenditori o team marketing e sales frustrati dalle precedenti esperienze. Il loro punto di partenza è che le attività di marketing implementate non funzionavano, non portavano nuove opportunità e non fidelizzavano i clienti attivi. Ma quando le tue attività di marketing non funzionano, cosa fare? Abbiamo notato che molte aziende in realtà provano ad aumentare la quantità di ciò che viene fatto, come ad esempio programmare più campagne sponsorizzate, più contenuti, più video. Ma se queste attività non hanno portato risultati prima, è improbabile che aumentare il budget di Google o il numero di mail mandate fornisca un risultato migliore. Perché? C'è un ingrediente che blocca la crescita del 90% delle aziende. Un ingrediente che rende il tuo sito web poco performante. Un ingrediente che ti impedisce di generare contatti qualificati. Un ingrediente che alla fine rende il tuo marketing una voce di costo anziché di ricavo. Possiamo chiamare questo ingrediente attrito. L'attrito riguarda tutto ciò che trattiene i tuoi potenziali clienti dall'entrare in contatto con te. L'attrito ti tiene bloccato nello stesso posto nonostante i tuoi sforzi per crescere. Non puoi aumentare le vendite perché non hai contatti di qualità. Non puoi aumentare le attività di marketing perché non portano ad un risultato positivo. E nel frattempo i tuoi concorrenti ti stanno superando. Avere un attrito tra i team marketing, sales e customer service trasforma il percorso per raggiungere i tuoi obiettivi di business in una strada in salita e spesso ti trovi a scalarla senza averne i mezzi. In questi casi, quello che accade di frequente è assumere un'agenzia per aumentare le performance delle attività di marketing e generare più lead. Idealmente l'agenzia dovrebbe eliminare tutti gli attriti e tutto dovrebbe funzionare senza intoppi, portando ad un ROI positivo. Le statistiche, in questo caso, sono però deludenti. Da una recente indagine di HubSpot emerge che oltre il 70% dei progetti assegnati alle agenzie fallisce e l'84% delle campagne di marketing raggiunge a malapena il punto di pareggio. Oltre il 78% delle aziende è insoddisfatto dei propri tassi di conversione e l'80% dei responsabili marketing delle aziende riferisce che la loro capacità di generare lead è solo leggermente o in qualche modo efficace. Le agenzie di comunicazione non sono pensate per risolvere problemi di crescita. Di solito si concentrano nell'aumentare la quantità di ciò che funziona già. In questo scenario però è facile sprecare un anno intero e bruciare il tuo budget dedicato alle attività di marketing con tattiche che semplicemente non funzionano. E anche dopo che il tuo budget si è esaurito, gli attriti non sono svaniti. Quindi che cosa fare? Primo, avere un piano per raggiungere gli obiettivi pianificati. Avere un piano significa analizzare il tuo punto di partenza in termini di attività, canali, processi e organizzazione, condividere gli obiettivi che si vogliono raggiungere e definire la rotta per arrivarci, prendendo in considerazione anche cosa fanno i tuoi concorrenti per potersi differenziare. Abbiamo chiamato questa prima fase go to market e comporta circa un mese di attività. Secondo, preparare il terreno per governare la crescita. Significa dotarsi di metodo, processi e tecnologia per poter misurare tutte le attività che concorrono a generare nuove opportunità di business, coinvolgendo i reparti marketing, sales e customer service. Abbiamo chiamato questa seconda fase perform e comporta circa 3 mesi di attività per implementare le strategie definite nel go-to-market e coinvolgere il tuo team nell'adottare il nuovo modello sviluppato. Terzo, accelerare e raggiungere i risultati definiti. Una volta che sei in grado di misurare le tue performance di vendita e individuare le relazioni tra le attività di marketing, vendita e customer service, allora potrai introdurre tutte le azioni necessarie a raggiungere specifici obiettivi, monitorando e ottimizzando costantemente i risultati. Abbiamo chiamato questa terza fase scale, che non ha un orizzonte definito, proprio perché la crescita non ha mai fine. Se pensi che la cosa ti possa interessare, ti chiedo di investire 7 minuti del tuo tempo per rispondere a queste domande sullo stato di salute delle tue attività marketing, sales e customer service. Successivamente potremo programmare un incontro di persona o in call per conoscerci meglio, parlare delle tue attività, dei tuoi obiettivi e capire se la nostra metodologia è adatta alla tua realtà. Così finalmente potrai introdurre nella tua ricetta di business quell'ingrediente mancante necessario a farla prosperare nel tempo. A presto!